Eccoci nuovamente qua, signore e signori, pronti per la seconda partita tra Genji e Quantum Freaks. E adesso la domanda d'obbligo è: Roberto, ma tu hai pranzato prima o dopo questa serie? Ok. Ti è andata bene, direi. Adesso Adesso mi sentono, adesso mi ti sentono sentono. anche da casa, oltre che farmi sentire da te, e comunque io ho intenzione di pranzare dopo, il che, se permetti, è uno stunt veramente audace da parte mia, se consideri quanti discorsi abbiamo fatto sul cibo. Io stavo descrivendo nel dettaglio la ricetta della carbonara perfetta da ancora affamato, e ciò nonostante non sono morto. A differenza dei Kwangdong, che sono morti tante, tante volte durante questa partita, irrimediabilmente tante volte. E molte volte per mano di un Peanut che, come avevamo anticipato largamente durante quest'azione, durante il replay di quel fight proprio, ha vinto il POG. Perché sì, ragazzi. A Punto, chi altro letteralmente. volevi darlo Non in c'è questa letteralmente partita? nient'altro da dire. È, boh, spropositato. Irreale, Peanut. Infatti, 13 su 13. Non è un ADC, quindi di conseguenza il fatto che sia stato Sì. lui a carriare la partita ha portato l'unanimità totale nei suoi confronti. Parlavamo della Poppy di Peanut prima ancora che iniziasse la draft. E i Kwangdong hanno draftato una draft che perde da Poppy. Poi Sì, letteralmente sì. il come quella Poppy sia stata giocata è un altro paio di maniche. Perché una cosa veramente difficile è che quando si parla male di qualcuno. Questo rischia di eclissare il fatto che dall'altro lato ci siano state delle prodezze. E quindi non vorrei che il nostro confermare che la draft di Kwangdong fosse una brutta draft distogliesse l'attenzione di quanto letteralmente perfetto sia stato il gameplay dei Gen.G. Sì. Ok, questa cosa, ne stavamo parlando prima di entrare in trasmissione, un po' mi lascia ben sperare, tra molte virgolette ben sperare, perché è vero, effettivamente quella di Genji è stata una draft semplice, eseguita molto bene, quella di Quantum Freaks è stata una draft difficile, che non ha avuto il modo di essere eseguita, perché dall'altra parte c'è stata una squadra che li ha totalmente surclassati sotto ogni punto di vista, e la mia paura era, ok, adesso andremo con i Quantum Freaks Blue Side, avremo i Quantum che si fanno sostanzialmente intontire in draft dagli avversari, avremo dei pick particolari per le hands, per Chovy. A quanto pare no, a quanto pare i Kwandong sanno che possono tirare fuori qualcosina dal red side, e a questo punto la mia speranza è che questa seconda Champion Select non sia altrettanto deludente come la prima, perché ok, c'è stato tanto in game, però abbiamo detto più volte che qualcosa non è andato in draft. Gen.G però, già solo concedergli l'idea di quel primo pick, perché noi ovviamente stiamo parlando della performance spettacolare che ha avuto Peanut ed è una performance che ha monopolizzato totalmente le nostre attenzioni, ma dobbiamo, se torniamo alla draft, discutendo solo della draft, parlare di quello che è successo in mid lane, perché i Gen.G hanno draftato per setappare la loro mid lane. E i Kwangdong hanno. La cosa paradossale è che forse sono stati molto più i Kwangdong a obbligare quella Azir di quanto l'avessero voluto i Gen.G come B1. Ma sul ban di Corki che arriva di nuovo, i Gen.G sono invogliati a fare altrettanto. E Chovy non ne abbiamo parlato tanto perché comunque ha fatto quello che doveva fare. Non è arrivato a brillare oltre le necessità della partita, ma ha giocato una Azir stellare. Sì, è stata una zirra veramente impressionante. L'abbiamo detto più nella fase di corsia del fatto che, ok, è un matchup non scomodo quello contro Lissandra, però comunque è stato un matchup che ha totalmente cancellato. E complice anche il ritmo di gioco di Quantum Freaks che non ha aiutato, è stato micidiale. Cambi rispetto alla partita precedente, uno solo a dire il vero, non c'è Wukong, andato c'è Kalista, quindi potremmo vedere Ok. Peanut sulla scimmia, in questo caso come first pick. Rispetto per la Kalista di Teddy, capisco il perché. È una Kalista che non ha funzionato e uno dice, vabbè, ma perché hanno bannato Kalista? È stata pessima. Kalista non ha funzionato perché non aveva le condizioni per funzionare. Non vuoi rischiare che Teddy, adesso che ha presentato Kalista, perché comunque parliamo di una cosa, per entrambi i tiratori era una first time. Per Sì, Teddy era la prima vero. Kalista dello split, per Ruler era il primo Ezreal dello split. E Che fa quindi. un po' strano, Sì. sinceramente, però ci sta. E quindi sì, stiamo parlando di un Teddy che ha rivelato di volere poter giocare Kalista solo adesso e i Gen.G preferiscono evitare che i Kwangdong riescano a impostare un early game pressorio. Perché? Perché sono un team meccanicamente superiore se consideriamo l'insieme delle loro individualità. E di conseguenza per i Gen.G andare a giocare in handshake alla coreana, quel gioco metodico che fa passare tempo sul cronografo di partita e aspetta il momento giusto per combattere, beh, è un...
È uno stile di gioco che vede quel momento giusto molto più probabilmente dei Gen G di quanto arrivi per i Quandong. Il tuo perché è arrivato sincronizzato con il lock di Gnar ed effettivamente non ci stava neanche male come domanda a quel punto. Però abbiamo uno Gnar spiccato da Keen, abbiamo Diego per Elim, questo me l'aspettavo molto di più, ovviamente come risposta a Wukong. Vedremo, perché ti apri a tante spiragli diversi, perché abbiamo detto Keen può giocare Gangplank, non l'ha voluto giocare prima, ora non gioca Gangplank, potrebbe volerlo giocare adesso e non sarebbe veramente un brutto matchup per lui. Fun fact, indovina qual è il peggior matchup per Gnar in corsia superiore a livello di win rate. A livello di win rate competitivo solo Q anche? Anche solo Q. Direi Irelia. E invece è Zaktop. Oh mio Dio. Con un campione di game totalmente irrilevante, ma è una statistica che mi ha fatto molto sorridere, perché voglio dire, Zaktop? Perché la gente counterpicka Gnar con Zaktop? Eppure funziona. Abbiamo una corsia inferiore particolare, perché quella è una Ash, ma non è una Ash, è LA Ash. Sì. È la Ash di Ruler. Ed è una Ash tiratrice, è una Ash che vuole farmare, è una Ash che vuole far male, oltre che farmare. E con Renata potrà farlo, perché adesso quella dual lane diventa estremamente aggressiva. Ok, si sta delineando lo migliore degli scenari possibili. Abbiamo Ari lockato per Fate, lockata per Fate, e stanno bannando i counter normali, tra virgolette, di Ari. Sì. Stanno bannando Lissandra, adesso forse banneranno qualcosa... posso immaginare alla Veigar, adesso non mi vengono in mente altri pick, effettivamente. Ma questo vuol dire che ciò vi può davvero stupirci a questo punto. Via Bard per Hoyt... Ci sono ancora tanti tiratori, okay. E prima abbiamo visto tanto più focus sul tiratore, effettivamente, che sul supporto da parte, se non sbaglio, dei Quandong, sì. Allora, Veigar, in caso dovesse arrivare, sarebbe un ban saggio, ma rimuovono Swain piuttosto. Giusto. Perché il punto di Veigar è che, almeno rispetto a Swain, ha una complessità d'esecuzione totalmente diversa. È un campione che puoi cercare di shadownare molto più facilmente, e Swain invece è quel battle mage che, tra l'altro, di fianco ad Ashe può andare per dei twist e delle gimmick di draft e di selezione degli oggetti molto complesse da identificare. E quindi... cioè... non è Ashe support, quindi comunque non ci sono quei discorsi chi prende il Liandry e chi prende il mandato imperiale. Sì. Però comunque è complesso andare a giocare quando hai già Swain con un Rylai, hai Ashe che continua a rallentare tutti e nel frattempo hai una scimmia Beyblade in mezzo al tuo team. Rakan viene lockato. Il ban di Tahm Kench mi fa un po' storcere, cioè non è un ban che dovresti volere, sinceramente, con Ashe e Renata Glaska, ma questo è un altro dettaglio. Questo over è molto minaccioso. Sì, perché abbiamo visto di recente delle Sejuani contro dei Gnar fare delle cose sporche su quella corsia superiore, e Doran è uno dei connossia del campione, uno di quelli che può presentare una buona Sejuani top. Sejuani top, mista a Wukong, significa... tante cose, in realtà. Significa intanto avere un 2v2 molto forte sulla corsia superiore, perché se riesci a trovare i controlli con catene permafrost troppo comodamente e post livello 6 è ingestibile. Contro Ari arriva alla fine un counter dedicato, perciò vi sarà Sylas, e davvero i Gen G hanno di nuovo una draft solidissima. E quello lo odio, se venisse lockato in questo momento posso lasciare il desk. Che brutto pick! Che brutto pick che sarebbe questo Jin! No! Mamma non fatelo! Mia. Non di nuovo l'R5! Non di nuovo l'R5, Quandong! Vi prego! Oh madre mia! L'hanno fatto! Allora, contro Ashe è un matchup molto classico, Ashe contro Jin. È un matchup che in verità non va così a sfavore di Jin, però tutto il resto della mappa... perché? Hai letteralmente due tank contro... anzi, un tank contro e un campione che... accumula l'armatura naturalmente, che ti può divare, hai Sylas contro, hai Renata. Perché Jin in questo momento, Teddy? Non pervenuto il voler giocare uno skill matchup lì dove non ci sono le condizioni di esistenza per Jin. Comunque è un Jin, come hai appena sottolineato, estremamente facile da derivare. Comunque è un Jin che sta giocando contro Ashe senza avere un Tahm Kench di fianco per negare Ashe a sua volta. È un Jin che non sta lavorando con una seconda fonte stabile di DPS da gittata. Non c'è una Tristana mid, non c'è una Kindred in giungla.
per riuscire a sopperire a quello che questo meta richiederebbe per avere un Jhin che possa permettersi di giocare la stessa utilità che giocherà Ashe. È una situazione veramente scomoda per un pick del genere, il che ci riporta alla draft di prima. I Kwangdong anche prima hanno giocato un bruttissimo R5 in quell'horn. Sì. E anche adesso la chiusura della draft non riesce a mettere un punto esclamativo alla fine di quello che dobbiamo dire di questi Kwangdong. Questa situazione, mentre siamo pronti a partire con l'onda degli evocatori, abbiamo le squadre che sono pronte a scendere in campo. Questa situazione degli R5, voglio anche entrare un po' più nel dettaglio e andare dietro le quinte, visto che comunque capita spesso di parlare con coach italiani che hanno un po' di esperienza da questo punto di vista. È facile spingerla sul coaching staff, è facile spingerla su chi effettivamente va a draftare, ma in verità quando ci sono questi pick, vengono lasciate la spick a un giocatore specifico, molto spesso viene fatta la domanda al giocatore: cosa tu vuoi giocare? Sì. E io non riesco a pensare letteralmente a Tin che prima dice voglio giocare Ornn qua, o adesso Teddy che dice Jhin qua è un campione che ci farà vincere la partita. Sinceramente non riesco ad immaginarmelo. È una situazione... Beh, tra l'altro, guarda qui. Guarda i Gen.G con che precisione sapevano dove fossero i lumi avversari, come reagiscono, come resettano sulla propria giungla, assicurandosi di avere anche la tranquillità di reset, almeno regalando quel singolo lume agli avversari. Ma ecco, una cosa che vorrei sottolineare. Un altro lume piazzato dai Kwangdong. Voglio evitare quello che è successo prima ad ogni costo. Anche perché stavolta Pinat non deve neanche flasharlo quel muro. Esatto. Non deve neanche andare a sforzarsi di muoversi in maniera creativa con Wukong. Tornando al discorso di Jhin da corsia inferiore, Jhin è anche un campione che va ad aprire un mare di build possibili per Ashe. Sì. Contro Jhin, alcune Ashe vanno a rushare addirittura la lama del Re in rovina per cercare di giocare con quello che è il counter naturale di Jhin, ovvero il DPS stabile. Cercare di giocare con una lama del Re Rovina si sposa anche bene con la necessità di affrontare Viego e Gnar, giocare contro una composizione a doppio bruiser. Vediamo come Ruler decide di adattare quella che, possiamo continuare a dirlo, è la sua Ashe a questo matchup. Sì, assolutamente. È uno dei motivi per cui, come dico sempre, i Gen.G hanno un posto particolare, questi Gen.G più che i vecchi Gen.G hanno un posto particolare nel mio cuore, è tutte le varie carrellate di highlight di Ruler su Ashe, ma su tutti questo tipo di AD carry immobili. Ci sono veramente, ragazzi, se non li avete mai visti, dei video del kiting di Ruler fuori di testa, veramente senza paragoni semplici che vi possano venire in mente. Spero di vedere quel momento per i Gen.G in questo fight, in questo game, perché sarebbe veramente, veramente bello, visto che è una serie che non si prospetta essere particolarmente interessante. Flash a Jakin, Ussione che arriva, Pinat preventivo per mettere il primo sangue stavolta in corsia inferiore, perché giustamente quella botte era illuminata a vista, c'erano i lumi, quindi che fai? Vai dall'altra parte. Sì, avete visione bot, va bene, nessun problema, io mi prendo comunque il mio primo sangue appena finisco un paio di campi, ed è un primo sangue che arriva ai danni di Kin, un Gnar che adesso contro Sejuani ha sprecato il flash, ha sprecato il teletrasporto. Ha sprecato il teletrasporto mentre viene pressato sotto torre da una grossa ondata. Quindi è anche un Kin che ha una pressione mentale su di sé molto forte. L'unica consolazione di Kin è che Doran non ha mana, perché altrimenti se Doran avesse avuto anche solo 100 mana in più di quanto ha adesso, quella sarebbe stata zona dive. Assolutamente sì. Vediamo, Pinat va a prendersi il primo arco granchio, il secondo sarà preso da Elim, che però deve richiamare a sé Oit, anche perché c'erano già Ruler e Lenz appostati in quella zona di mappa, cercare di dar fastidio, alla fine non riusciranno a togliere l'arco granchio all'avversario, ma veramente non è lo scenario in cui inizi già a chiederti come rimetti in piedi la partita, se sei quando un fix, perché ce lo siamo già chiesti nel game precedente, ovviamente, come rimetti in piedi la serie, ma questa partita è tutta da giocare, nonostante tutto. Sì, totalmente d'accordo. Vediamo che la differenza monetaria va ancora poco oltre quello che è stato il guadagno netto del primo sangue sulla corsia superiore. Certo, di nuovo bisogna discutere di Elim che gioca Viego, perché il problema non è Viego. Il problema è giocare un jungler ad alto budget e come ti adatti a questo stile di gioco. Viego sta giocando stavolta non contro un low budget jungler come Poppy, ma contro un altro high budget jungler in Wukong. Entrambi i campioni hanno come primo oggetto l'annientatore di vino. E il fatto che Pinat abbia raccolto col primo sangue non è tanto vantaggio insormontabile o meno, ma è quanto puoi velocizzare gli spike della tua giungla in un momento in cui già Pinat stava facendo voce molto grossa.
E c'è anche il discorso solito che sì, il discorso ovviamente dell'intimidazione, il costo degli oggetti è molto importante, ma pensiamo anche solo a livello di efficacia. Peanut può fare queste giocate, Diego semplicemente no, non è il tipo di campione che può andare in all-in in questo minutaggio di partita, non è un player, anzi non è un campione, un player magari può anche farlo Ellen, ma non è sì. Il pick che ti permette di cercare delle giocate chissà quanto fantasiose, chissà quanto creative. Specialmente se consideriamo il setup dalle corsie. Perché un conto è gankare topside quando hai Sejuani che passivamente va ad applicare un permafrost e gli stordimenti arrivano, che Gnar lo voglia o meno, e tendenzialmente non penso lo voglia. Interessante l'intenzione sul drago qui però. Peanut l'ha letto. Peanut! Pazzo furioso Peanut che si ferma lì con la S, ma poi capisce che non c'è nulla da fare. Ha già flashato, non può cercare furti creativi, sarà il primo drago conquistato. Dai Genji, dai Quantum Freaks, sì, perché sì, alla fine sì. La trappola di Loto impedisce al jungler dei Genji stavolta, Peanut, di inserirsi davvero, quindi tutto facile, almeno questo drago andrà a casa, il secondo drago sarà un infernale, quindi comunque sono stack di singola copia che potrebbe aiutare un po' Quantum Freaks a avere un po' più di danno grezzo, mentre qua Lenz arriva, tradda con il midlane dell'avversario senza un apparente motivo logico e se ne va. Comunque la trappola era di Teddy, non di Loto. Scusami se sì, ti certo, correggo, certo. Era veniva da parte di Jin. Anche perché Lotus questo, gioca in PG Nation. Certo. Per ora, poi non sappiamo mai i prospetti di carriera. Però gioca in giungla soprattutto, e non in corsia esatto. Inferiore. E tendenzialmente non è un Jin player. Jin giungla? È proprio il famoso Jin Zhao. Gioca Nidalee. È il famoso Jin Zhao. Oh mamma mia, oh mamma mia. Corsia superiore, abbiamo visto Sejuani raccogliere una placcatura ai danni del povero Gnar. Corsia superiore, la pressione di corsia di Sejuani è una cosa della quale si discute poco, perché in Sejuani la gente vede un tank. È un tank con tantissimi danni. Sì. Vi ricordate tutti i discorsi sulla full combo livello 6 di Ornn, che rende l'ustione se è libero di incantesimi? Ecco, Sejuani lo fa a livello 2, perché l'ustione ci parte, non ha bisogno del flash, quindi va all-in da subito, letteralmente. Ha sempre fatto malissimo Sejuani in primi livelli di partita, già da quando veniva giocata in giungla. Anche solo i danni che può tirare fuori col permafrost sono giganteschi. In top lane può farlo più semplicemente e gli vengono accostati questo tipo di jungler come Wukong, come Diego, che permettono di avere quel proc della sua E. Parlando di Diego, è un Diego che sta riuscendo a farmare bene per rimanere in partita, e questo è molto importante perché, a differenza della partita precedente, le azioni da early game di Peanut non gli stanno regalando due metà di mappa da farmare. L'importante per i Guangdong è tenersi a galla, ed è una cosa che gli hanno negato categoricamente i Genji nel game 1. Chovy si lancia però. Salto spirituale utilizzato anche da Fate. Chovy dentro e fuori rapido con l'utilizzo della Suprema. Tra l'altro ricordo che era successo durante un tuo cast, ricordiamo. Chovy non può, anzi Sylas in generale, non può resettare la Suprema di Ahri, perché esatto. Se non sbaglio il reset è nella Q, giusto? Esatto, il reset delle cariche della Suprema di Ahri dipende dalla passiva accumulata con la Q, e quindi c'è questo funzionamento particolare dove Chovy ha effettivamente la possibilità di rubare solo le tre stack naturali dell'assalto spirituale. Molto, molto interessante questo da tenere in considerazione, ma ovviamente già solo avere quei tre scatti in più per un campione come Sylas può fare tutta la differenza del mondo. Adesso Doran e Kin continuano a scambiarsi occhiatacce. Tra l'altro durante il trade in corsia centrale abbiamo visto sulla minimappa un Kin in forma mega che inseguiva Doran, ma a giudicare dalla barra degli HP non è successo nulla di particolare, quindi rimarremo ancora un po' qua in attesa, mentre al minuto 8 e 35 secondi viene aggredito il messaggero della Landa. Tempismo perfetto da parte di Quandong, e penso che i Genji possano anche permettersi di concedere questa volta l'obiettivo. Peanut non sembra interessato a furti creativi, o verso la parte inferiore della sua metà campo. Non c'è il flash-in con Poppy per portarsi a casa anche quello. No, ma come ti dicevo, e come sottolineavi giustamente anche tu, questa è una partita molto più giocabile della precedente, è una partita totalmente aperta su questo early game. Per quanto sia una partita aperta, c'è da sottolineare quanto il vantaggio monetario dei Genji stia iniziando a diventare passivamente opprimente. Parlando dei Genji, abbiamo una gold lead di 1000 unità, e è una gold lead che arriva dalla farm, è una gold lead che arriva dalle placcature, dalla pressione delle corsie. Per quanto sia tematicamente appropriato, non sono sicuro che Teddy sia felice con il suo Jin di avere 4 placcature residue contro le 5 di Ashe. Non è tematicamente appropriato, ma anche i 20 minion di differenza quasi rispetto a... anzi, ormai sono solo a 10, ma comunque sì, sono tanti minion rispetto alla Ashe di Ruler, sicuramente non lo rendono altrettanto contento. Qua Kin
perché era forse un freeze difficile. No, Loran arriva, colpo di frusta, gli dice fermo, che fai questa? Non puoi restare qua. La passiva dovrebbe aver rivelato a Kin che lì c'è una scimmia nel cespuglio, ma lo vediamo solo noi, molto quello difensivo. Lo vediamo solo noi, okay, perché finché non hai visione del bersaglio sul quale la passiva si proietta, non vedi l'animazione. Okay. È un po' come Yumi che si collega alle unità invisibili. Sì. Finché non vedi l'unità che riceve l'abilità, allora non vedi neanche chi la proietta. Il problema è che Sejuani non è molto spesso nelle rotazioni dell'Aran, quindi non mi capita di vederla così tanto spesso. Mi dispiace perché è molto divertente da giocare, veramente. Sì. E che ne dica Jankos? Momento di equilibrio in partita, non sembra succedere nulla di particolare. Fate e Chovy continuano a traddarsi. Chovy perché ha un livello di vantaggio rispetto a Fate ed è sotto il CS, mentre qua Kin flasha via la combo avversaria. Ok, evocato il messaggero, qua sarà comunque Gold che arriva quando un Krix che stanno giocando meglio rispetto al game precedente. Non che fosse difficile farlo, ovviamente, rispetto anche a quanto più lentamente stanno procedendo i Gen.G, però non stanno dominando la soglia mappa, il vantaggio monetario è ancora tutto dal lato dei Gen.G. Qua l'aggressione sul ruler da parte di Hoyt, dopo che quell'Ash si è fatta un po' in avanti. Arriva il 4, sul reagente Leon connette, c'è l'ustione, si alza il sipario, le hands a tankarsi di faccia, 4 colpi della Suprema del suo diretto avversario. Comunque, anche voglio dire, il programma di fedeltà per evitare che succeda possibile. Ah, ruler a livello 8? C'è una... Ok, un ruler è a livello 8 perché Renz ha sacrificato esperienza. Abbiamo il supporto dei Kwangdong a livello 6 versus quello dei Gen.G a livello 5. Il che rendeva anche particolare quel tipo di trade, perché si sarebbe potuto giocare con la toccata e fuga di Hoyt per cercare di scombinare la difesa di quella Ash con Lens, che non aveva invece a disposizione la sua acquisizione forzata. Ma Ruler non lo vedo in nessun modo impensierito dalla situazione. No, a zero. Dovrebbe essere con solo lo scettro vampirico, ancora potrebbe essere anche arco scudo immortale, ma l'hai detto, lama della rovina dovrebbe essere l'oggetto che arriverà qua. Chovy va ad ingaggiare su Fate, sì. Al conquistatore staccato, fa male Chovy. Quello era decisamente un sì sull'orizzonte di un Chovy che sta outfarmando Ahri in corsia centrale con il suo Sylas che ha un farm perfetto al minuto in un matchup melee contro Ahri dalla corsia centrale. E Chovy che sta continuando a connettere, io davvero non riesco a capacitarmi di quello che questo giocatore riesca a fare, perché trova le catene per sbaglio. Sì. Si è mangiato l'ustione in quello. Fate, per disincentivare il dive sotto torre, ha dovuto mettere giù l'ustione sulla testa di Chovy. Assurdo, perché sì. Qui è puro giocatore. Qui non c'entrano niente i campioni, qui non c'entra niente la draft, non c'entra niente l'esecuzione a livello di giungla. Anzi, è stato Ellim a cercare di pressare per due volte consecutive Chovy, fallendo miseramente nel compito. Chovy è un giocatore che piega i limiti del gioco, per questo lo si continua a ritenere uno dei giocatori più grandi che questo titolo abbia mai visto. Ed è veramente un peccato che un giocatore di questo livello non abbia mai ricevuto neanche un titolo, neanche il beneficio di aver ottenuto un singolo per ora titolo nazionale o internazionale, per ora ovviamente. Se ha detto, se c'è uno split dove questo sembra poter accadere a questo, che sarebbe veramente giustizia poetica, freccia di cristallo incantata, gelo perenne, neanche perfetta la sovrapposizione del crowd control, ma veramente ti interessa poco, questa è una kill facile per Chovy. Altra azione con molto counterplay, come tipico fare da parte dei Gen.G. I concatenamenti di controlli sono troppo facili da applicare. Nel peggiore dei casi avevamo Peanut con a disposizione Ciclone e Flash. Quella era un'Ahri morta a priori. Ellim ora viene colpito dal Ciclone perché si è permesso di connettere con le facce spettrali. Sta arrivando anche le Hands e ha il Flash. E deve anche utilizzare toccate e fuga da parte di Hoyt. Viene sbalzato in aria le Hands. C'è il salvataggio su di lui. Facce spettrali. Ellim deve essere il bersaglio. Non riescono a tenere in vita le Hands, che però prende l'uccisione per sé con l'ustione. Per poco, per veramente poco. Però alla fine non si salva Lenz, che già nella partita precedente ha avuto il ruolo di più allegro, tra tante virgolette, del team. Si è concesso delle sovraesposizioni con la sua Renata Glask, che non hanno in nessun modo unito il bilanciamento generale della partita. Corsia superiore, dove Sejuani, il campione melee, ha lo stesso identico farm di Gnar. Altro grande problema, perché almeno nei primi livelli dovresti cercare di fare voce grossa. E qui vedete la freccia del counterplay sulla mid lane. Connette su un Ash totalmente clueless sulla corsia centrale. E parlavi del concatenamento di controlli non ottimo. Non è cambiato moltissimo. Ahri ci ha provato. Lo possiamo vedere proprio zero visione. Non c'era modo di reagire a questa freccia.
Qua, sì, semplicemente era, lo ammetto, era solo per fare un po' l'antipatico, dire, del CNCC non perfetto, perché veramente non interessava. Gelo perenne l'ho utilizzato, sì, un po' presto, va bene, tanto è morta, che ti interessa qua. Anche il timing è sfortunatissimo, però. Uccisione che arriva. Sfortunato il fatto che l'abbia presa le hands, però anche qua dettagli veramente. Parlando adesso dello stato della partita, si sta entrando nella transizione ufficiale sul mid game, siamo al 15° minuto, placcature cadute da un po' di tempo, i Gen.G continuano a muoversi su una mappa molto pressante, continuano a tenere alto il focus sugli obiettivi e i mitici stanno arrivando. Parlando di mitici, una cosa interessante è la daga extra nell'inventario di Ruler, che mi fa pensare che possa comunque muoverssi su Faretra Solare per poi andare comunque sulla Lama del Re Rovina, ma in realtà penso che sia semplicemente un min-maxing. Sapendo di voler muovere le hands sulla mappa, quello che fai è spendere quanto più gold puoi spendere per massimizzare le statistiche e sopravvivere bene in fase di corsia. E con sopravvivere bene intendo staccare di 20 minion all'ADC avversario. Questo è il concetto di sopravvivere. E perché Chovy ha 165 minion in questo matchup? Non farti domanda. Arriva l'arco scudo immortale, questa è la risposta. Perché Doran ha preso la torre? Di nuovo? Ma perché? Stavolta con Sejuani. Sì, prima almeno c'era il lusso di dire, sai, il top laner avversario ha teletrasportato bot, hai preso pressione grazie a quello, sei in un matchup vantaggioso. No, qui è Sejuani che si va a prendere la torre, si va a prendere questo preziosissimo primo mattone per la pressione di mappa, perché adesso Sejuani può muoversi sulla mappa e infatti la vediamo passeggiare verso la tana del drago. Drago che arriva tra 9 secondi. Drago che sta arrivando, è sul lume di controllo d'ora, ma l'ha pulito, quindi voglio la 5 contro 5 e... L'unico su cui non avevano in adesso informazioni era Sylas, che però anche lì Chovy va in visione avversaria, non se ne accorge. Occhiacchine che è quasi in forma mega, Peanut utilizza il clone per allontanarsi, il messaggero viene tolto, cancellato in questo caso. Chovy ruba la toccata e fuga, tante supreme utili effettivamente per questo Sylas per intervenire. Non solo il matchup contro Ari, che è stato molto comodo, potrebbe girarsi dentro Lognar per schiantarlo al muro e viene lui utilizzato con la toccata e fuga. Il ciclone di Peanut prova a prendere il tempo possibile, fa saltare tutti quanti, acquisizione forzata, ma Teddy sul flank trova i danni. Occhio al Ruler, occhio al kiting di questa Ashe, non arriva più che l'acquisizione al momento. No, per ora Peanut non possono testare Peanut al flash, non si inserisce. Vanno a soul point quando un Flix. Questo è molto importante, molto molto importante per una composizione che forse avrà meno danni di quella avversaria, ma comunque potrà sopravvivere più a lungo. E avere survivability è importante su più fronti, non solo nella schermaglia diretta, dove abbiamo visto più che l'acquisizione forzata, stavo dicendo il lume forzato da parte di Chovy, che si sovraespone in maniera peccaminosissima. Quest'ultimo basic, senza aver neanche connesso con il gelo perenne e gli avversari liberi di inseguirlo, Chovy viene schiantato al muro, non reagisce in tempo con il flash. Sul problema di Gnar, ottima da parte di Kin. E qui vediamo il perché di Gnar. Nonostante il matchup contro Sejuani non si sia risolto nel migliore dei modi sulla fase di corsia, Kin è molto bravo a pilotare il campione quando si parla di schermaglie, quando si parla poi anche di teamfight più elaborati. Le statistiche di Kin a fine partita con Gnar nella vittoria contro i T1 parlavano molto chiaro sul fatto che il connubio giocatore-campione sia ottimo. Chovy inside, continua a farmare, si sta muovendo verso l'aggressiva di Zonia, gli avrebbe fatto piacere averla in quello scambio, ma... Ashe alla fine sarà una Ashe incentrata sul danno Nit con la furia di Winsow. Vediamo già il pugnale di Ira per avere danno Nit ulteriore e avere la possibilità di giocare attraverso tanta attack speed. E il modo in cui Ashe va a counterare Jhin. Jhin ha un pattern di gioco totalmente inusuale per i tiratori. Hai i tuoi 4 colpi e una volta che li hai messi giù devi pensare a riposizionarti. Ashe non vuole lasciarti fare nessuna delle due cose. Vuole fare più danno con i suoi colpi di quanto tu ne metta giù con i suoi 4. E poi non vuole lasciarti la possibilità di riposizionarti, portandosi a casa pressione dopo pressione dopo pressione. Ok, momento anche qua di tranquillità, di calma. Il vantaggio dei Gen.G in economia rimane totale e viene spottato, cancellato istantaneamente un Oik. Passava lì un pollastro. Un piccione si è sposto un po' tanto e viene demolito dalla furia del crowd control che possono mettere giù Gen.G. Un'altra kill, anzi la prima kill per Ruler, cosa che mancava forse un pochino, è Chovy che è all'interno della giungla avversaria a fare un 1 contro 1 contro Ari, ma gli ha voluto che non connette. Chovy utilizza l'ultima carica per andare al di là del muro e avere salva la vita. E Doran intanto ditta di demolizie, di demolizioni, non demolizie, che non vuol dire... È di pulizie e demolizioni in realtà, secondo me demolizie è molto molto appropriato per definire cosa Doran sta facendo.
Detto questo, Kin cerca di intervenire. Già fulcro dei geli per andare a bloccare parzialmente la velocità d'attacco di Gnar in forma mini. E uno dei problemi principali del gioco di Gnar contro Sejuani è che normalmente in questo tipo di matchup tu vuoi tenere a distanza l'avversario con la forma mini e traddarlo poi aggressivamente con la forma mega. La forma mega non si sposa bene con tutti quegli HP extra con il permafrost. Anche perché Sejuani, se connette correttamente con la sua combo, lo applica due volte in rapida successione, trovandolo prima dal kit di base e poi con la suprema. Poveretto, veramente, Rakan. Oit era nel posto sbagliato nel momento sbagliatissimo. Un passo oltre quello che doveva e si è trovato stretta di mano, freccia di cristallo. Tutti i danni di questo mondo, veramente brutali. I giocatori dei Gen.G. Mettere a riposare la testa nella ghigliottina nel giorno delle prove. Oh, wow. Wow. Immagine molto poetica, effettivamente. Allora, sguardo rapido agli inventari. Ok, Choi ha interrotto la corsa verso la classe della zona perché aveva voglia di avere un bastone colossale nell'inventario. Mi sento di dargli torto, effettivamente. Penso che derivi dalla volontà di spostarsi inside quando possibile per giocare contro Fate. Perché adesso che vediamo Chovy inside contro Gnar, quindi un Chovy che vuole affrontare danno fisico, quello che abbiamo notato dalla rotazione di mappa è che sono stati i Kwangdong a spostare Gnar in reazione al push di Chovy. E Chovy che sta giocando molto meno aggressivo, almeno finché non arriva la pressione profonda di Pinat e Lens, per garantire quella... semplicemente pressione positiva sulla giungla, quella fulcro di protezione. L'idea di andare per il bastone è che tu vuoi più potere magico di Ahri. È un Ahri che sta puntando molto sulla velocità d'abilità. È un Ahri che, tra Codice del Diavolo, Liandry e Calzari della Cume di Ionia, non ha statistiche grezze per il trade diretto, ma che sul lungo periodo riesce ad autotraddarti perché spamma abilità, spamma guarigioni e quant'altro. Vuoi un Rabadon per l'all-in? È la cosa che mi viene in mente. E adesso, tra l'altro, Chovy con lo Gnar, anche quella una spell... Sylas può utilizzare in maniera eccezionale. Se avete buona memoria, vi ricorderete sicuramente Faker nel 2019 contro i G2 in semifinale, quello che è riuscito a fare con quella combinazione di campione più spell. Ecco, è un po' lo stesso discorso che facevamo con Sylas più Swain. Sei già all'interno del team avversario, è molto facile arrivarci. Lo Gnar lo piazzi perfettamente. Vediamo Rosa che trova Chovy, ma non fa abbastanza danni. Occhio al sentire la mitura. Occhio a Kin che può arrivare col teletrasporto, va in forma mini. Lo Gnar viene utilizzato da Chovy e vuole giocare senza Suprema fondamentalmente, forse stava scadendo. Lienz ha trovato l'allusione per scappare, acquisizione forzata, quella utilizzata da Lienz e anche quella del drago di DG che se lo portano a casa. Una delle cose veramente particolari della Suprema di Gnar è che ha uno scaling del 100% sul potere magico. Sì. Cosa che Gnar ovviamente non va a utilizzare e che quindi è totalmente superfluo tenere lì. Ma Sylas è molto felice di ciò. Perché Sylas inoltre va a convertire tramite moltiplicazione adattiva anche lo scaling sulla D. E trattandosi di uno scaling del 50% della D, che si va a tradurre in un 30% del potere magico, più il 100% effettivo dello scaling sul potere magico, significa che lo Gnar lanciato da Sylas ha uno scaling del 130% su quella statistica. Questo giustifica ulteriormente la presenza di quel bastone. Vuoi stat grezze? Avere un Rabadon significa che lo Gnar lanciato da Sylas diventerà la furia dei cieli che si spezzano in due. Visto che siamo tornati sull'argomento Sylas e scaling delle supreme, mi ricollego a quello che dicevamo prima su Gangplank, che non è in questa partita, ma mi perdonerete, mi prendo un attimo di palcoscenico senza motivo, perché ho provato a dirlo, ma si è combattuto molto. Vediamo se si combatte anche adesso. Forse sì, forse non posso raccontare questo aneddoto. Forse è destino che tu non lo faccia. I combattimenti. No, ok, si può fare. Durante un periodo, LS parlava tanto. Zoom sul ruler. Aggressione sul ruler, flash di ruler. LS parlava tanto dello scaling AP di Gangplank da Suprema, tanto da giustificare Morello Nomicon su Gangplank come ultimo oggetto in alcuni slot. L'ho detto finalmente, ci sono riuscito. Effettivamente è danno magico, oltre che in scaling sul potere magico. È una di quelle situazioni dove se vuoi giocare side lane plank, concentrandoti sul contributo di mappa che vai a dare sulla Suprema, effettivamente avere Morello al posto di Motospada significa avere la possibilità di applicare quelle ferite gravi a distanza. È uno stretch mentale gigantesco, ovviamente, non è un oggetto che ti chiude una build da side lane, però ha le sue applicazioni pratiche.
è proprio l'idea di Less che dice: ragazzi, che suggerisce un morello, è un buon sì. oggetto su Gangplank, non è neanche un campione AP. Chi è ti ottimo. Tiene in ostaggio, diccelo, ti sì, prego. Esatto. Finalmente sono riuscito a dire questa, questo aneddoto. Ho adesso il cuore più leggero. Scambio di stordimenti, molto creativo, molto bello. Coreografico. Molto ma... lotta di cuscini. Sono comunque sì. due top laner che tradano in side lane, per quanto non sia la loro corsia d'origine. Parlando di Gnar, una curiosità che voglio sottolineare è sulle recenti build di Gnar. Eccola lì, ok. Perfetto. Okay. Volevo arrivarci con il ragionamento, va ad acquistare i componenti e quindi tagliamo qui la questione. Quello è un Gnar che si sta muovendo verso la speranza perduta. Sì. È una speranza perduta che è doveroso andare a prendere in questa partita, perché stai giocando contro due solo lane da danno magico. Ti dà tanta velocità d'attacco, insieme alla virtù della triade significa avere tantissima pressione sulle strutture. Kin è il primo in livelli all'interno della partita, distaccando quasi di un livello intero Doran. E andare ad investire su un oggetto che sia contemporaneamente offensivo e così comodo in senso difensivo contro le solo lane dei Gen.G significa che Gnar diventa un succedaneo di Tryndamere in questo game. Sì. Nel momento in cui i Gen.G cercano la pressione in 5 contro 4, se il quartetto dei Kwangdong riesce a disingaggiare, allora Gnar ha pressione positiva, gratuita e incessante sulle corsie laterali. Mi piace molto la direzione che sta prendendo Kin. Mi piace molto la direzione che hanno preso i Gen.G qua, perché vanno a trovare Elim, lo accolgono di faccia la condizione forzata, poi però deve flashare via Elim, utilizza anche la Suprema. Drago che spona tra un minuto, la Suprema dovrebbe tornare, il flash sicuramente no, quindi più difficile l'accesso al pit per quanto riguarda Viego. Viego che fortunatamente non ha scaling a caso sulla sua Suprema in potere magico. Uno dei pochi campioni che possa vantare una cosa del genere. Comunque, Suprema di Viego, che mi sento di dire non è quella che a prescindere se potrebbe prendere, sì. perché non ti dà il reset anche quella, quindi esatto. c'è di meglio. Non puoi raccogliere i corpi. Mamma, ti immagini che frittata di spaghetti che uscirebbe fuori con Sylas che ruba i corpi degli avversari. Tornando alle ricette per i primi piatti, frittata di spaghetti consigliatissima, è veramente buona. Sì, veramente buona. Il trasporto, 25 secondi lo spawn del drago, hanno informazioni sui Kwangdong Freaks di Gen.G grazie al falchetto e alla presenza in costa centrale della torre ancora che viene conquistata in questo momento. Ciao a Rabadon. Questo vuol dire, sì, ciao a Rabadon, tornato in base col teletrasporto proprio per ottenere l'oggetto. È gigantesco e ruba lo Gnar, sta arrivando anche Doran col teletrasporto. Kin quasi in forma mega, devono lottare attorno a quello i Gen.G. Non far salire quella barra che però sale velocissimamente. Si lancia dentro Voight, subito a prigione glaciale. Mattini viene trovato anche dalla stretta di mano. Passo in HP ed ecco il Kaidin di Ruler. Ecco l'Ash che si attiva per allontanare gli avversari. Fate cerca i danni, non li trova al di là del muro. Doran in avanti, torna in forma Minikin mentre canalizza il richiamo base. Questo è un drago che dovrebbe essere tutto tranquillo dei Gen.G. Forse. Occhio solo a Elim, perché può rubare, ha visione grazie a quel lume di controllo. C'è Doran lì, ora ha informazioni anche lui. Freccia di cristallo, drago conquistato, stordito, Diego. Entra dentro il coile, Gnardi, Giovi, quando nessuno se l'aspetta. Batte Ciglio e arriva l'esecuzione di quella Suprema. Kind era tornato ma costretto a scappare. Una kill per fine a Torcicone, una per Giovi con lo Gnar. Il fight dei Gen.G quando serviva, il Golden Boy si è fatto vedere. Suprema su quattro persone da parte di Giovi. Ha aspettato così tanto per metterla giù, ma quando è arrivata, che pelle d'oca. Momento glorioso per i Gen.G, mi sento di dire addirittura che sia andata bene per i Kwangdong, perché hanno perso un drago che non ha portato i Gen.G ad anima e hanno perso solo due persone. Poteva essere la fine della partita l'azione che abbiamo appena visto. E hanno, tra tante virgolette, permettetemi, non mi state vedendo virgolettare con le mani la frase, ma tra tantissime virgolette hanno solo perso il barone. Mamma mia, Chovy. È incredibile questo. Mamma mia. Disgustoso. Laido, cioè lezzissimo, penzolante, mamma. Incredibile tempismo. E vediamo anche il Pro View. Beh, sì, ci sta, direi ci sta. Iniziamo ad avere delle indicazioni flash, sul Pog. Sì. Mamma mia. Cioè, Giovi, un cartonato, lui Irl, incapace di esprimere nessuna emozione durante un'azione di questo calibro. Per lui deve essere ormai pane quotidiano. Potremmo avere il POG dopo questa azione, caro Roberto, perché qua sì, era una partita veramente perfetta di squadra dei Gen.G, ma
La singola azione di Chovy potrebbe aver risolto tutto quanto. E ora Peanut si muove sul lume di controllo, viene trovato, ma chi è chiuso con Peanut? Alla fine Hoyt è molto basso in HP, è arrivato anche Doran sul flank a cercare di rimanere forte. Programma fedeltà di Lienz per scudare i danni. E Ruler da solo contro Elim e Fate, sostanzialmente, con le raffiche di frecce, l'unico strumento in suo possesso per farsi autopealing. Chovy ha di nuovo Lognar. E attenzione, viene ingaggiato subito Elim, riesce a scappare senza alcun problema, ma Chovy ha di nuovo Lognar. Quanto è basso il cooldown interno di quella Suprema per il furto di Chovy? Paradossalmente, il fatto che la Suprema di Gnar abbia un cooldown così basso è più un vantaggio per Sylas di quanto lo sia per Kin. Perché Kin comunque vuole utilizzarla durante le trasformazioni. Mentre il fatto che il cooldown sia adesso così basso con Kin a livello 17 e con Chovy a livello 16 vuol dire che semplicemente ce l'hai più spesso a disposizione. Ormai Chovy non deve neanche più scegliere. Ha a disposizione ad ogni teamfight la Suprema di Gnar. Interazioni scomode, molto molto scomode per i poveri Kwangdong, che hanno giocato una partita senza ombra di dubbio più bella della precedente, ma come grafico ci dimostra, comunque non sembra trovare capo e coda. Non so se effettivamente il fatto che non ci sia nessun puntino rosso, neanche in early game, neanche di 100 gold, sia solo per comodità o se effettivamente abbiamo avuto solo una squadra in campo così tanto, e penso sia più la seconda. Brutta notizia per te, ma soprattutto per i fan dei Kwangdong. Sì, sì. Si tratta del secondo caso, teletrasporto per bloccare il minion, ondata che vede Doran adesso fare da avanguardia. Tengono in vita il minion cannone, Chovy è molto pericoloso lì sul fianco. Gnar da parte di Kin, che però trova solo Chovy e poi viene trovato lui dalla pressione forzata. Il ciclone di Peanut è poesia in movimento e Ruler è libero di andare in avanti a fare DPS. Ora prova ad inseguire all'interno della base tutti quanti. Peanut velocizzato dal salvataggio va ad ingaggiare su Elim, che poi se ne va difensivamente. Teddy prova a ricacciarli indietro, ma nuovamente tutti in fila sull'alzata del sipario. Non c'è modo che Teddy possa scalfire questa frontline. Chovy ancora in avanti su Elim, trova il gelo perenne, trova le catene, trova i pazzo, controlli. Lui era già abbattuto Teddy grazie all'all-in dei suoi alleati, ma Chovy si è preso cura di Viego. Ci hanno messo esattamente 3 minuti in più di prima, ma comunque è un 2-0 per i GNG. Madre di Dio, due minuti più di prima, due in realtà. Due minuti in più, vero. Ed è una partita che è finita 2 minuti più tardi della precedente con dei ritmi che sembravano molto più lenti, molto molto più lenti. Semplicemente i Gen G a un certo punto vincono, decidono di vincere e non c'è niente che si possa fare in merito. Questa performance. C'era un vecchio meme per i fan del wrestling che è il Cena wins lol, e qua è letteralmente sì. Gen G win lol. Sì. Questa partita non è stata mai in discussione. Che cos'è quello? Mai. Il gatto che guida. Ma perché? È mai stato. È bellissimo perché. Credo fosse Ruler, perché la tigre con il simbolo di Gengira e la faretra alle spalle, quindi credo che fosse Ruler in qualche modo. Non so perché, però... Assolutamente maestoso. O forse è semplicemente la tigre alle spalle... Sì, però col, c'era una faretra alle spalle del gatto, quindi... Del gatto, della tigre, diciamo sì, che era. Quel che l'era, sì. La creatura, il felide. Il mammifero disegnato da quella fan. Qua, come sempre, panoramica rapida sui cartelloni, ma... Tutte le luci da ribalta sono per i Gen G, e avremo tra poco in intervista. E a questo punto, dopo Peanut, oddio, sono dopo l'ultimo fight un po' meno sicuro su Chovy, però se lo meriterebbe. Sì, anche dopo l'ultimo fight, in tutta sincerità, sì. Chovy ha pilotato questa partita dal minuto 1 in maniera troppo precisa, perché intanto stavi giocando matchup melee contro Ahri. È un matchup dove i primi 4 livelli, 5, 6 livelli non hai veramente possibilità di farmare. Ciononostante, Chovy è riuscito ad outfarmare l'Ahri avversaria, mantenendo una pressione di corsia positiva, impedendo ad Ahri di capitalizzare sulla pressione tramite placcature, impedendo ad Ahri di avere un roaming efficace. La traduzione durante teamfight ha visto un Sylas nettamente superiore ad Ahri a livello di pressione sui singoli elementi chiave, quindi quanto efficacemente quei midlaner stavano isolando i carry della composizione avversaria. Senza fare troppi giri di parole, il concetto è questo. Secondo me questi Gen G... Questi Gen G sono oltre. Questi Gen G hanno uno stile di gioco che parte di nuovo da un primo sangue di Pina.
quindi inatto a fare un po' il coreano Jankos, e vuole ovviamente essere un'esasperazione, perché me ne voglia il buon Jankos, ma questo Pinat è leggermente più in alto. Beh sì, al momento Pinat è tornato veramente quello dei vecchi livelli degli SKT del 2017. Ricordiamo, purtroppo non è un vanto per Pinat l'essere stato il primo jungler ad aver perso il mondiale con quegli SKT, però adesso sembra essere davvero minaccioso, e non voglio anche qua strecciare così tanto l'immaginazione, ma se giocano così non è difficile pensare a dei GG che arrivano quantomeno in semifinale di quei mondiali. Concordo in pieno. Sono dei Gen G che... Allora, è uno stile di gioco che vediamo spesso dalle top dell'LPL. Quello stile di gioco dove a un certo punto decidi di vincere, che si basa sulle meccaniche individuali, che si basa su una fiducia assoluta tra compagni di squadra. Perché questo tipo di azioni non sono azioni che puoi permetterti se al shot call del tuo shot caller non vi muovete tutti all'unisono. Basta muoversi male e sincronizzare male di una frazione di secondo alcune delle tue abilità, e un team come Guangdong è bravo a reagire. Ma questa frase sembra molto fuori contesto se detta dopo la serie che abbiamo visto. Team dei Guangdong bravo a reagire, ma non hanno fatto nulla per due partite consecutive. Vero, perché i Gen G non gli hanno mai lasciato una finestra per farlo. E sono stati dei Gen G... Ok, più lenti, ma comunque dominanti anche in questa partita. Immacolati, il tabellone parla chiaro. Non hanno mai avuto gold lead di Guangdong. Mai, neanche 50 unità d'oro. Beh, il conto dei danni anche qua è molto più vicino rispetto a prima. Quello che fa impressione sono gli 11.500 danni. Quelli non sono numeri che un jungler tira fuori normalmente. Anche Wukong è un campione che non fa così tanti danni. Pinat li tira fuori dal cappello, come Chovy e Ruler hanno trovato fuori i CS dalle tasche, lui si porta il DPM da casa. Quindi. Ampiamente. Differenza con Elim questa, dobbiamo dire. Sì? Perché per Elim 3500 danni su Viego in una partita durata 30 minuti non sono il massimo, considerando che il suo supporto ne ha fatti 700 in più. È un Viego che di nuovo si è trovato a giocare la complicata situazione di un jungler ad alto budget che stava perdendo controllo di mappa, e quindi sì, era un Viego che si trovava nella condizione di scegliere o farmi tu, o giochi per te stesso, o giochi per le tue corsie. E a un certo punto, quando scegli di giocare per le corsie, questa cosa non può arrivare con una build egotistica, non può arrivare con una build che vada a dare priorità agli oggetti individuali. È una build dove Viego deve andarmi a prendere solo Forza della Natura, Deadman's Plate, e non fare nient'altro che correre, stordire e fare da muro di carne. Correre contro Ashe, però, in bocca al lupo, a prescindere. È contro anche Ruler. Lontano da Ashe, perché la funzione anche di Ashe è duplice. Puoi fare tanto peeling su te stessa, ma puoi anche impedire che ci sia peeling difensivo da parte degli avversari, rendendo molto più complicato navigare team fight a livello di posizione, anche solo con una singola ventagliata di frecce. E ancora una volta, questo secondo game siamo andati su di default su ciò, ma questo è il classico game in cui dici: ma dobbiamo veramente decidere un solo giocatore per il player of the game? Perché questa è stata una performance di squadra fuori di testa da parte di un team che si è preso i suoi minuti, ma i suoi minuti sono 3 minuti, 2 minuti più della media, e il 6-0, l'11, il più 11, il 13, il 12-1 generale conta, si fa sentire, fa tanto tanto rumore. Sì, un più 11 che tra l'altro è diametralmente opposto al meno 11 dei bro, quindi oggi abbiamo tagliato in maniera parallela i due estremi della classifica, passando per il centro tra Guangdong e Live Sandbox, che sono 4-2-2-4 per quanti Guangdong abbiano avuto, diciamo, delle serie un po' più complesse da pilotare dalla loro. Hanno vinto meno partite significative. Guangdong li lasciamo un attimo da parte e ci concentriamo sui Gen G, perché signori, la prossima partita, il match 35, che arriverà l'8 di luglio, lo vedete di fronte ai vostri occhi, sarà Gen G contro T1. E mi dispiace non poter essere qui a castarlo, mi dispiace essere solo un ospite in questa giornata di LCK. Se non vado errato, purtroppo di venerdì non toccherà nemmeno a me, ma sarò spettatore più che contento di quella serie. Teniamo compagnia in chat. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Poi domenica, tra l'altro, contro i DRX, insomma, 1-2 sì, niente male per i Gen G, che dovranno ripartire subito duro. La differenza è che i DRX, sì, c'è tanta storia, ovviamente si ritrovano Doran e Chovy, in particolare con Deft, si vanno a ritrovare con ex compagni di squadra, con Pioshik anche,
Mentre qua vediamo anche la schedule un po' più tranquilla per i Quantum Freaks, che hanno Red Brion due volte che ti roster, ma poi da Monkey e T1 anche per loro. Ma quella contro i T1 è una partita gigantesca per i Gen.G, perché ovviamente adesso magari non torna in mente a tutti quanti, non è così immediato, ma 18-0 dei T1 vuol dire che i Gen.G non li hanno mai battuti quest'anno. Sì. Sì. Ancora è da scrivere questa pagina di storia. E se dobbiamo parlare di pagine di storia scritte, vado un po' sul traumatico, perché uno dei match più attesi di questo split era IDK contro questi T1, ed è stata una amara delusione per i fan dei IDK, dove IDK si sono trovati schiacciati per una quantità totalmente insolita di errori personali, partendo dalla draft e arrivando all'esecuzione in gioco. La mia speranza più grande è che quel match venga giocato al 100% delle due squadre. Non importa chi ne esce vittorioso, dopo quello che abbiamo visto da questi Gen.G è difficile pensare che non vogliano essere loro a farlo, ma voglio il loro 100%. Non voglio una serie decisa in draft, non voglio una serie decisa da errori meccanici, dalla giornata di tilt sbagliata. Spero davvero che finalmente l'atteso match dell'LCK riesca a ripagare quello che è il ritmo di un atteso match dell'LCK. Anche perché, ok, i T1, Spring perfetto, lo vincono, lo vanno a rappresentare la Corea nell'MSI. Quando poi si arriverà ai mondiali e i rappresentanti di questa Corea saranno quattro e non solo uno, bisogna iniziare a fare i conti con tanti raid boss. Uno di questi è indubbiamente Chovy, che come già anticipato si va a prendere il suo player of the game. Non aveva statistiche incredibili, se non quel più 14 di CSD a... era 8 minuti, se non sbaglio anche qua, forse no, 14 minuti, ha utilizzato il timer delle placcature, ma più che le statistiche... Qua è, come sempre, il duro lavoro, la differenza tra stat oppure i test, la seconda delle due. L'occhio vuole la sua parte e Chovy decisamente, con un 12 su 13, si porta a casa un meritatissimo PG. Me lo aspettavo più incerto di così. A differenza della partita precedente, dove il 13 su 13 di Peanut era scontatissimo, un 12 su 13 significa che stavolta l'occhio ha dato la sua parte. Sì, veramente... veramente pauroso. Adesso sono anche curioso di sentire cosa avrà da dire in intervista, perché non è la prima volta che Chovy andrà in intervista, nel quarto POG del suo split al momento, ma dà sempre insight molto particolari, insight molto interessanti anche. Mi ricordo chiaramente Spring quando diceva di come fosse contento di aver alleggerito il suo ruolo, il suo ruolo di shot calling, con gli Awalife si vedeva che faceva un lavoro molto pesante da quel punto di vista. Con Peanut si vede tutto il contrario, che si è alleggerito veramente tanto il suo compito all'interno della squadra. Per entrambi, perché penso che anche Peanut sia molto felice di avere un compagno di squadra del genere. Mi aspetto degli insight un po' più approfonditi di quelli che abbiamo avuto in intervista della serie precedente. Perché mai giocate Vai e Ari? Perché siamo bravi a giocarli. Bene. Sentiamoli. Adesso questi due giocatori abbiamo proprio Peanut e Chovy, i POG del primo e del secondo game. 6-0 pulito, come vi sentite? Siamo contenti di essere arrivati sul 6-0. Domani ci riposiamo, quindi siamo contenti di poter ripartire da questa vittoria. Sì, domani abbiamo una pausa e siamo contenti di avere questa vittoria per questa schedule molto lunga che ci aspetta. I Quantum Freaks sono la squadra che hanno battuto i T1. Come vi siete preparati per la partita? Beh, si sono sicuramente preparati molto sulle draft loro. Quindi, immaginandoci noi essere al posto di T1, probabilmente avremmo perso allo stesso modo la serie. È molto comodo il fatto di aver visto quello che avevano preparato contro di loro per poterci preparare a nostra volta. Parliamo di quel gank nel game 1 contro, sulla bot lane avversaria. In scrim ho provato dei pathing diversi in giungla per cercare dei gank creativi. Mi sono reso conto che il duo avversario era molto forte in lane come duo, quindi volevo un po' batterli subito per creare spazio per il mio team. Non stavo cercando per una kill necessariamente, ma volevo solo appunto creare un po' di spazio per gli alleati, poi la kill è arrivata da sola. Quando giochi Poppy riesci a giocare tantissimo, riesci a giocare così bene e ottenere tantissimi POG punti.
Non dipende solo dal fatto che cerco di giocare bene, ma il fatto che riesco a giocare con la bot lane, con il mio duo bot lane, e mi dà gli spirali per trovare queste giocate. Nell'intervista precedente volevo chiederti che il tuo pathing nell'early game è molto preciso. Da dove trovi l'ispirazione per questi percorsi? In scrim, ma anche prima di andare a letto, durante la doccia, penso tantissimo a League of Legends, penso a quale possa essere il pathing giusto. Chovy, quali sono le tue opinioni su Peanut e sul suo early, lo style da early game? Lui ama molto andare per questo stile aggressivo e lui è sempre pronto a shutdownare gli avversari, quindi è molto facile, è molto comfortable giocare con lui. Tutti gli altri coaching staff, cioè tutti i membri del coaching staff mi danno tanti consigli, quindi non faccio questo lavoro di preparazione da solo. È la prima Ashe support vera e propria nell'LCK. Come siete trovati? Beh, gli avversari avevano tante crowd control. Vogliamo preparare questo? Ma Ashe è stato un pick molto popolare e soprattutto nella serie di T1, quindi non è stato un problema per noi giocarla e prepararci per affrontarla. Hai avuto Sylas contro Ahri e Jhin, parlami un po' della build di Everfrost. È stata un po' nerfata? Non è un cambiamento così grande però. Quindi, finché riesci a trovare il tuo mobilizzamento, a trovare degli angoli ottimi per ingaggiare, trovare le tue abilità, mi piace molto ancora l'Everfrost. Nel game 2 invece, i Quantum Freaks stavano trovando tantissimi draghi, ma parliamo un po' del fight decisivo intorno a questo drago dell'oceano. Raccontaci un po', Chovy. Beh, stavo semplicemente tenendo d'occhio tutti gli angoli possibili per intervenire con la ulti rubata. E se abbiamo sentito che stavi solo dicendo è quello di cui ho bisogno, tutto quello di cui ho bisogno. Peanut dice, dopo che abbiamo fatto quella giocata, dopo che ci hai avuto quella giocata, eravamo molto contenti, ma non ci aspettavamo tantissimo di poter tirar fuori questa wombo combo, questo momento da montage. Siamo riusciti a sentire un po' le vostre comunicazioni e stanno tutti quanti dicendo siamo riusciti a giocare così bene, siamo riusciti a tirare fuori il meglio da queste azioni, da queste partite. Chi è secondo te l'MVP? Forse dice, Chovy dice, non sono contento di essere stato preso una volta al Mega Gnar, quello è un po' un problema per me. Per Peanut invece, speravo di trovare più kill verso il top 6 della mappa, ma a parte questo tutto quanto è stato abbastanza clean, quindi va bene così. Torniamo un po' al game 1, dopo il furto dell'Herald. Hai detto, l'ho rubato come ha fatto Honor ieri. La City One sono i nostri prossimi avversari. Sono un team molto forte. E ho detto questo, ho fatto questo paragone con Honor solo perché ho calcolato alla perfezione. Semplicemente tutto quanto alla perfezione, non volevo vantarmi troppo, ma semplicemente l'ho rubato come Honor ieri. Hai detto che i vostri avversari saranno i T1, e un messaggio per Honor. Ti aiuterò a rispettarmi nel matchup diretto. Per Chovy invece sicuramente sarà un match molto hypato, molto importante. Cercherò di fare il meglio per lavorare il più duramente possibile contro una delle squadre forti dell'LCK. E questo è tutto dai due POG di questa serie. Abbiamo sentito effettivamente gli insight molto interessanti. Però e non solo, c'era Banter Peanut anche. Peanut che dorme, che va a dormire e si sogna il pathing di giungla. Allora, da persona
che ha passato un certo periodo della propria vita ossessionata e a livello comunque amatoriale da TFT, posso capire la sensazione. Mi è Sì. capitato a volte di addormentarmi e sognare le transizioni da early game. E è una cosa che è successa con quello che per me è un hobby, ok? Perché comunque mi ci stavo dedicando, volevo raggiungere dei buoni risultati. Posso solo immaginare che cosa possa significare a livello di carico mentale per questi giocatori voler mantenere questo livello di forma costantemente. C'è stata un'intervista di recente a Faker, dove Faker ha detto che quest'anno sta passando ogni singolo istante del suo tempo libero e con, ovviamente, non interpretatelo come quando non lavora fa questo, ma quando non lavora, quando non mangia, quando non si sta mantenendo in forma tramite palestra, cioè il tempo effettivamente libero a studiare League of Legends. Faker in questo momento vuole che questo sia il suo anno, vuole lasciare con un canto del cigno l'LCK e per quanto possa appunto sembrare un'affermazione esagerata, è un'affermazione che capisco. È un Peanut che è tornato finalmente a questo livello di gioco dopo tanto tempo e non ci ritorni a questo livello se non tramite questo tipo di dedizione. Assolutamente sì, e quindi vedremo come andrà avanti la stagione degli NG. Si è passato al volo anche la schedule di domani. Abbiamo Da Monchia contro Nongshim, Red Force e Anhualife contro KT Roster. Scontri importanti più per la metà bassa della classifica, ma per anche i DK per rimanere ancorati alle avversarie che sono cadute questa settimana, ovvero di RX e T1. Cioè, tanto ancora in ballo. Siamo solo alla sesta giornata, alla sesta serie di questa LCK. C'è ancora tantissimo da dire nel Summer Split. Ma per adesso, caro Rob, abbiamo davvero concluso tutto quanto. Abbiamo raccontato tutto quello che c'era da dire ai nostri cari spettatori. Quindi, visto che sei nuovo qua, se vuoi dire qualcosa. Effettivamente sì, voglio chiudere intanto con un reminder perché oggi è una giornata di grandi ospitate, lì dove ci sono stato io come ospite straordinario qui dell'LCK, avrete oggi pomeriggio Moonboy come ospite straordinario dell'LEC, quindi uno switcheroo tra i due slot del color casting, ma detto questo è stato veramente un piacere, è stato un piacere perché sono riuscito in una sola giornata ad avere degli assaggi abbastanza importanti di tutto quello che LCK può offrire, dalle meraviglie agli orrori più tetri. Quindi me ne vado veramente soddisfatto e per quanto a stomaco ancora vuoto, comunque a stomaco pieno. Tutto tranne Game 3 ti sei beccato. Tutto tranne Game 3, per Quella è la tua skill, fortuna. quella è la skill, quella è la skill Quella mia sì, quella è la personale, però. classe. Eh sì, eh sì, Quella è la classe, giustamente, come si diceva in Fantozzi, non eh sì. c'è nient'altro da fare, ma veramente abbiamo tutto quanto, ragazzi. Quindi grazie mille per voi che ci avete seguito. Più tardi, come ha detto giustamente il buon Karen, c'è LEC, si inizia alle 17. E tra l'altro, stasera c'è Fnatic G2, quindi insomma, Esattamente. una partitina così da poter seguire. Ma per quanto riguarda tutto quanto il resto, grazie mille ancora una volta. E ci vediamo alla prossima. Ci vediamo domattina. Buon pomeriggio a tutti. Looking down, baby, I'm ready to jump.